Entriamo subito in cronaca quando arriverà il fischio dell'arbitro Tagliavento, con esattamente 45 minuti scarsi di ritardo. Non hai la cipolla? Come no? La cipolla c'è? Sì. Ecco, guarda, la schiaccio. Un minuto di raccoglimento per il tifoso morto, Sandri, lo ricordiamo. Gabriele Sandri, esatto. Adesso ci siamo, tutto è pronto, l'arbitro Tagliavento a zero il suo cronometro, io con la mia cipolla lo faccio partire, il primo tocco è del Pisa. Danna che prova adesso a dare il pallone di torno a Kutuzov, attenzione Kutuzov, forse viene messo giù, sì, l'arbitro concede il rigore, incredibile ma vero, rigore per il Pisa, c'è stato l'inserimento in area ottimo di Kutuzov, l'uscita bassa di Squizzi che non ha trovato il pallone, e quando succedono cose del genere è quasi inevitabile che l'arbitro fischi il calcio di rigore. Non lo so, io vorrei rivederlo perché ho qualche dubbio, magari ho visto male, ma... Allora attenzione, adesso c'è il numero 9 Castiglio, il tiro, il gol! Gol del Pisa, il bomber del Pisa, Castiglio, porta in vantaggio la formazione ospite. Le tocco con il suo compagno di squadra, il cross, Obina salta, non ci arriva, dalla distanza Italiano, il gol! Il gol di Vincenzo Italiano, che ha preso una ribattuta. Ci aveva già provato prima. Conclusione con un missile di destro e il Chievo torna in parità al 22esimo minuto la rete di Vincenzo Italiano, secondo nel campionato. Grandissimo gol di Vincenzo Italiano. È un bel premio per Vincenzo, che era stato escluso per scelta tecnica nell'ultima partita di Bologna, lui che non c'era nemmeno a Lecce e nemmeno contro la Binolef, se dobbiamo dirlo, però Vincenzo a parte questo ha risposto bene fino a questo momento, perché ha segnato il gol del pareggio, che dire, se lo meritava, no, Vincenzo? Ve lo dico, sì. Quella lì è la sua porta, segna sempre sotto la curva sud, un gran gol di un giocatore che può spostare l'equilibrio del Chievo, l'abbiamo visto inizio campionato, lui era in forma e Chievo andava alla grande, poi si è bloccato lui e Chievo è calato di rendimento, un grandissimo gol. Allora attenzione, scusami Francesco, calcio d'angolo di testa, fuori di un soffio, forse però c'è anche fallo in attacco, il colpo di testa di Mandelli. Davide Mandelli è andato in cielo, ma si è anche aiutato probabilmente con un braccio. Il Bologna continua a vincere 1-0 contro l'Albino Lef. Ecco il calcio d'angolo, Marcolini sul secondo palo, Luciano, Obinna, il gol di Obinna, Obi, che fa anche le capriole, 1, 2, 3, 4, 5, va bene, 4 va benissimo. E insomma l'altra volta, lo ricorderai Gianluca, certo, Obinna non aveva esultato alla sua maniera, queste capriole che vogliono dire grande gioia, grande soddisfazione, e quindi vuol dire che anche mentalmente probabilmente è tornato. Cosa ti ho detto sugli angoli? Il Chievo è troppo forte sugli angoli. Attenzione adesso il Chievo in avanti, pallone basso! No, incredibile l'errore sotto porta di Troiano, no? Sì, lui che torna subito pazzesco. Un errore abbastanza clamoroso questo, che arriva all'11esimo minuto del secondo tempo, stavamo segnando. Torniamo in diretta a Bentegodi, perché il Chievo purtroppo è stato raggiunto, Luca. Gol del Pisa, proprio qualche istante fa, sugli sviluppi ancora di una palla inattiva, da calcio di punizione, eravamo spostati sulla destra, il cross in mezzo, una disattenzione perché il pallone è arrivato a Castiglio solo, ma era sul secondo palo, al limite dell'area piccola. Castiglio ha controllato e ha segnato quasi a porta vuota, ma c'è da insomma pensare e rivedere molto. Però torniamo in cronaca diretta, perché c'è questo calcio di punizione, vedo che c'è Bentivoglio, anche Italiano, lo schema, la botta di Pellissiella, il miracolo di Morello che riesce in tuffo a deviare sul fondo, c'è il calcio d'angolo, adesso il Chievo potrebbe, Gasparetto riesce a toccare di testa per Pellissier, attenzione, Pellissier è già dentro l'area, siamo già in zona d'attacco, è costretto però ad uscire adesso Sergio Pellissier, attaccato da Stefano Lorenzi, prova ad andarsene con un guizzo dei suoi, Pellissier che dà al limite, mamma mia che brutta conclusione di Bentivoglio, ha provato il sinistro, certo non è il suo piede, ma lì aveva anche spazio, aveva tempo per stopparsi. Poteva stoppare il portiere e tirare. E tirare di destro. Un po' affrettata la conclusione di Simone Bentivoglio. C'è da parlare di grande occasione sprecata, Luca. Sì, sono pienamente d'accordo, perché oggi proprio il Chievo doveva vincerla questa partita, invece la pareggia al termine di una partita che, se cioè di un match che, se guardiamo le occasioni, avrebbe meritato anche, però le occasioni le devi concretizzare, altrimenti insomma diventano errori anche quelli.
e quindi attenzione adesso agli ultimi.